Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi devo alzare un po' di più la voce perché, come nello scorso video e come in tutti gli altri che state vedendo, questi non li registro ormai tutti di fila, almeno ne registro tipo soltanto due o tre di fila, dopodiché stacco e li registro a distanza di molto più tempo. Non ho fatto come la programmazione qua a lungo tempo, a lungo termine e quant'altro. Ma purtroppo a fianco stanno facendo dei lavori ormai che vanno avanti da settimane, mesi, forse anni, non lo so che tipo di lavori stanno facendo, e fatto sta che sta diventando invivibile la situazione, anche perché iniziano alle 7:30 a trapanare e finiscono alle 5 di pomeriggio, con una breve pausa intorno all'una, ma dove mangio, quindi non me ne faccio un cazzo. Detto questo, ragazzi, allora, oggi parleremo di un nuovo argomento, come al solito. Vedete, io non vi dico cazzate, è che veramente stanno trapanando, vabbè. Oggi parleremo, guardo di là perché c'è gente sul tetto, naturalmente lo faccio vedere perché c'è un po' di casino in camera mia, c'è gente sul tetto e mi sta guardando registrare, e vabbè, lasciamo stare. Oggi parleremo di un nuovo argomento che è quello tra... il rapporto che c'è fra la tecnologia e lo sport. La tecnologia negli anni si è evoluta, la scienza dello sport negli anni si è evoluta, e di conseguenza anche la tecnologia, le apparecchiature, tutto quello che concerne appunto la parte più analitica, più anche digitale dello sport si è evoluta, e ringraziando Dio questo ha preso tutte o comunque buona parte del mondo dello sport. L'unica componente che ancora non è stata presa completamente dal punto di vista tecnologico a livello sportivo è quello della psicologia, cioè nel senso l'approccio psicologico all'interno dello sport. Mentre per esempio per misurare dei dati abbiamo il cronometro, abbiamo i bilancieri fatti in un determinato modo, abbiamo la pedana baropodometrica per vedere insomma il salto, comunque per vedere anche l'appoggio e quant'altro. Per quanto riguarda la parte psicologica, purtroppo, essendo che è qualcosa che riguarda l'atleta in particolare, non abbiamo tecnologie che ci possa aiutare. Abbiamo diversi test, degli studi, abbiamo degli approfondimenti, abbiamo delle ricerche, abbiamo tantissima roba in materiale, ma una parte proprio digitale che riguarda proprio la psiche del soggetto a livello sportivo, e non solo naturalmente, beh, quella manca. Forse in futuro l'avremo, non lo so, chi può dirlo, buh. Allora, perché questo piccolo video? Perché molte volte pensano che la tecnologia ha rovinato lo sport. Alt. Io vedo un sacco di volte anche delle immagini su Instagram, le palestre old school e le palestre adesso, no? Si fa il paragone fra la palestra che veniva fatta all'epoca, dove si puntava molto e soltanto sull'allenamento, e le palestre che vengono fatte adesso, dove la maggior parte dell'utenza pensa a farsi i selfie, le fotografie negli spogliatoi e magari quanti chili serve, a livello di quanti chili alza, e a livello di sostanza non c'è nulla. Allora, io sono pienamente d'accordo con questo tipo di immagine, però io penso che la tecnologia, giustamente applicata in palestra in determinati modi, possa aiutare e possa migliorare tantissimo la realizzazione di un determinato tipo di esercizio, della tecnica e di un determinato obiettivo. Se noi prendiamo come tecnologia soltanto l'esempio del telefonino con Facebook ed Instagram, ecco, quello è un esempio di tecnologia malata, cioè nel senso, ok, è buono per informare, ok, è buono per far vedere, però rappresenta una distrazione notevole all'interno del contesto in cui ci troviamo. Se tu lo utilizzi per esempio a casa, nel letto, sul divano, è un altro conto. La questione della tecnologia si basa su che cosa? Sul fatto che stanno uscendo, per esempio, dei programmi. Io ne dico uno, Kinovea, perché è quello che ho utilizzato, l'ho detto in più video, non perché mi pagano, perché non mi paga nessuno su questo canale, a me non prendo un euro, e lo dico perché è stato quello che ho utilizzato, no? È un programma gratuito, se non mi ricordo male, e niente, cioè nel senso è...
serve per modificare, per vedere, non per modificare, per vedere e mettere a confronto angoli di movimento e appunto il movimento stesso del soggetto in più componenti, in più segmenti. Come si basa? Semplicemente mettendo, facendo un video e sfruttando che cosa? Questo programma frammenta appunto nei singoli frame il video e noi prendiamo semplicemente le componenti che ci interessano. Le lavoriamo tramite questo programma e vediamo gli angoli, se sono cambiati, se sono sempre gli stessi, insomma. Ed è molto molto utile. Naturalmente questo è solo tanto uno dei... degli accessori che si possono vedere a livello ginnico, possiamo dire, per quanto riguarda la tecnologia. Abbiamo per esempio la pedana baropodometrica per vedere la pressione, abbiamo per esempio un ergo jump, un opto jump, insomma ce ne sono veramente veramente tantissimi. Abbiamo i sensori sulla corsa, sulla velocità, abbiamo veramente tanta tantissima roba. Questo che cosa ci vuole, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che la tecnologia ci aiuta tantissimo. Esistono un sacco di programmi carini da computer o anche da telefonino, però da telefonino attenzione a quello che scaricate. Sui computer ormai si trova veramente la qualunque e ci sono dei programmi veramente carini, buoni, che possono essere utilizzati per migliorare la vostra performance. Dipende sempre da quello che volete attuare. Per esempio, Kinovea serve per vedere gli angoli. Ok, si possono utilizzare in diversi contesti, in un contesto per esempio di corsa, in un contesto per esempio sullo squat, sulla panca, sul deadlift, e vedere e studiare gli angoli di movimento. È ottimo anche ai fini non riabilitativi, a parte riabilitativi per vedere che quanti angoli di movimento stiamo andando a comprendere, però là ci può essere anche uno strumento che non è digitale ma è analogico, che è quello appunto del goniometro, quindi proprio si va a vedere con l'operatore, va a misurare e quant'altro, però si può vedere a livello anche posturale. Se ci sono degli scompensi molto gravi si utilizzano altri tipi di attrezzi, per esempio si può utilizzare anche il programma Kinovea semplicemente mettendo una foto e non un video, e si vede tracciando praticamente una linea che scompenso c'è fra le spalle, fra le scapole, fra le anche, fra le cresti iliache, insomma può essere veramente veramente interessante. Stessa cosa per il cronometro, i cronometri sempre più dettagliati fino al millesimo di secondo, stessa cosa appunto per tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi ragazzi, la tecnologia è amica vostra per quanto riguarda la palestra, sfruttatela, sappiatela sfruttare. E una cosa che vi posso consigliare è questa, di parlare e farvi analizzare da soggetti che sappiano utilizzare questi tipi di programmi. Perché? Perché io prendo Kinovea. Kinovea è molto semplice come programma, è qualcosa di lineare fondamentalmente, però se non saputo utilizzare, se non si sa prendere bene i marker, o comunque non vengono presi sempre nello stesso punto, possono risultare sfasati le misurazioni. E per dei soggetti che vogliono migliorare la propria performance, avere dei dati non attendibili anche di 3-4 gradi modificati e sfalsati ogni volta, ecco, non è proprio l'ideale. Io ci ho fatto un esame utilizzando questo tipo di programma, ho portato dei progetti all'Università di Urbino di Scienze Motori, Scienze dello Sport, appunto LM68, ci ho portato un esame di biomeccanica, ho studiato la corsa per quanto riguarda soggetti, però eravamo sul tappeto perché giustamente sulla corsa dobbiamo sempre mantenere la stessa linea, semplicemente per vedere i movimenti, non l'atto atletico in sé per sé, cioè quindi tipo di sprint e quant'altro. Erano due soggetti, uno professionista e l'altro amatoriale, e lavoravano a due tipi di velocità diverse, erano 7 e 11 km orari, erano una prima volta con le scarpe, la seconda volta senza scarpe, e si vedeva proprio un netto miglioramento, un netto cambiamento anzi le scarpe, tipo la falcata, l'appoggio, come venivano i gomiti, come venivano posizionati, l'arco, praticamente la flessione del braccio, insomma era molto interessante l'appoggio. Quindi ragazzi, la tecnologia è vi ripeto, è vostra amica. Dovete sfruttarla, dovete sapere sfruttarla, la dovete innanzitutto conoscere e saper sfruttare, perché potete trovare dei miglioramenti, dei giovamenti che possono essere veramente notevoli.
Ok ragazzi, io spero che questo piccolo video focus sia stato di vostro gradimento. Come al solito questi video pronti consegna sono così, un pochettino senza editing, molto diretti, per avere anche un contatto un po' più diretto. Entrate praticamente a casa mia facendo questo tipo di video. I Trapani non lo so quando se ne andranno, molto probabilmente verso gennaio arrivati a sto punto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e buon allenamento da InSport.